13 minuti. Dunque, no, senz'altro mi pare che i piani su cui dobbiamo essere disposti a lavorare sono tanti, penso che intanto bisogna partire da qui. Permettetemi di dire, rompendo un po' un certo vizio che di solito abbiamo, per cui quando pensiamo alle proposte abbiamo sempre la tendenza a metterle in contrapposizione tra di loro, e questo in qualche maniera poi contribuisce anche così a fare in modo che non troviamo delle vie comuni. Io penso invece che siamo di fronte ad un tema complesso, e di fronte ad un tema complesso dobbiamo dare tante risposte contemporaneamente, per cui la contribuzione che dobbiamo usare non è o, ma è e, dobbiamo fare questo ma anche quest'altro, precisando che magari ognuno di noi si dedica ad un lavoro specifico, ma consapevole che serve anche un altro lavoro, si è portati a rivalutare anche ciò che fanno altre persone o altri gruppi. Allora, io penso che dobbiamo lavorare intanto sul piano culturale, dicevi te, diceva una Francesca, lo diceva Davide, dobbiamo rompere questo immaginario che è tutto orientato non soltanto verso la crescita, ma soprattutto verso la ricchezza. Questo è noi siamo in un sistema che dà importanza soltanto alla vita. Ebbene, credo che questo sia forse il primo lavoro che dobbiamo essere capaci di fare, cominciare a far capire che la felicità non la dà la ricchezza, ma la felicità la danno tante altre cose. Non ultimo anche la ricchezza, perché se vogliamo essere concreti, se siamo alla fame più totale, è felicità anche mangiare di più e quindi anche più ricchezza, ma nella situazione in cui ci dovremmo noi dovremmo fare il processo inverso e quindi rivalutare tante altre dimensioni che con la ricchezza entrano in rotta di collisione, che è appunto le relazioni e la qualità della vita. Ecco, questo lo do per scontato, quindi il lavoro che appunto il bilancio di giustizia sta facendo, credo che sia una proprio delle così dei lavori di punta che vengono fatti in Italia. Ma parlando di nuovo, di immaginario che va decolonizzato, secondo me c'è un altro grande tema che è ancora più alto del precedente, ed è la funzione del lavoro. E noi siamo totalmente ancorati all'idea che non si lavora per soddisfare i nostri bisogni, ma si lavora per guadagnare un salario. E questo è l'elemento che ci tiene tutti profondamente ancorati, non soltanto a questo sistema, ma alla logica della crescita. Perché noi ce ne rendiamo conto di continuo, e tutti siamo di fronte a questo grande dilemma: cosa fare? Privilegiare il futuro dell'umanità, quindi cominciando a consumare di meno, o addirittura privilegiando la salute, o al contrario, privilegiare di sbarcare il lunario nel momento, cercando di garantirci uno stramaledetto posto di lavoro salariato, nel momento che in questo sistema l'unico lavoro che ci viene offerto è un lavoro salariato. Allora, io credo che questo sia l'altro grande tema che dobbiamo assolutamente cercare di rompere. Non è vero che il lavoro serve per guadagnare un salario. Questo è vero solo in questo sistema, ma non è vero come concetto assoluto. Il concetto assoluto è che il lavoro è realizzato per altre logiche, cioè per soddisfare altri bisogni, e se siamo in certe condizioni anche per poterci realizzare l'uno e l'altro, sapendo che il lavoro è anche fatica. Perché in tantissimi altri luoghi di vita l'obiettivo non è lavorare di più, ma l'obiettivo è lavorare di meno. Per questo ce lo siamo completamente dimenticati. Quindi ecco, secondo me dobbiamo fare questo lavoro per riposizionare la funzione del lavoro, ed è importante appunto perché, come dicevo prima, oggi il lavoro è quell'elemento che ci rende tutti partigiani della crescita. Non c'è niente da fare. Questa è la ragione per cui siamo tutti partigiani della crescita, anche coloro che si battono per la decrescita. Perché tutti sentiamo che vogliamo garantire il posto di lavoro a noi stessi, vogliamo garantire ai nostri figli, vogliamo garantire al nostro fratello, vogliamo garantire la nostra crescita di casa. In un sistema di mercato il lavoro si garantisce con la crescita. È vero che se facciamo tutta una serie di trasformazioni possiamo anche avere momentaneamente una crescita occupazionale senza crescita, però dura un tempo. L'idea della mia economica va esattamente in questa direzione, però non è permanente. Allora, se noi vogliamo costruire una società stazionaria, per questo se noi vogliamo costruire un'economia stazionaria, e secondo me questa è un'altra parola che dobbiamo recuperare
una parola che andava molto ancora negli anni 70, economia stazionaria, che voleva dire avere la capacità di garantirci ciò di cui abbiamo bisogno senza andare oltre il senso delle linee, quindi mantenendo la produzione stabile, ma mantenendo anche il lavoro stabile, tutto sommato, addirittura se è possibile facendole andare indietro. Per cui ecco, se noi vogliamo costruire un'economia stazionaria, dobbiamo ripensare il concetto del lavoro cercando di ridurlo al massimo, l'idea del lavoro salariato, perché è il lavoro salariato che poi alla fine ci costringe ad avere bisogno di un'economia che continua a crescere. Se vogliamo rompere questa catena, dobbiamo fare in modo di immaginare un'economia che si basa su un lavoro diverso. Il lavoro diverso è da una parte l'ampliamento del fai da te in ambito individuale, ma anche l'ampliamento del fai da te in ambito collettivo. Cioè dobbiamo cominciare a dire che c'è anche quest'altra dimensione del lavoro che oggi non esiste, che è il lavoro comunitario. Lo dobbiamo assolutamente recuperare, ma chi l'ha detto che per mantenere le nostre città pulite noi dobbiamo assolutamente avere delle turbine pagate? Ma perché deve essere così? Perché non ci possiamo organizzare per pulire noi stessi, non dico la nostra città, ma il nostro quartiere. E se noi arriviamo a pulirci da soli il nostro quartiere, noi avremo raggiunto sicuramente l'obiettivo che è quello di avere il quartiere pulito, e questo è un bisogno. E l'abbiamo potuto fare senza far costringere il resto dell'economia a crescere, come invece succede quando il sistema pubblico funziona sulla tassazione del credito. Ma a quel punto è come una situazione in cui noi facciamo dipendere la nostra energia esclusivamente dalla produzione dei rifiuti, è ovvio che per avere più energia abbiamo bisogno di produrre più rifiuti. Se vogliamo rompere questa dipendenza dai rifiuti, dobbiamo inventarci un altro modo di generare energia. E quindi magari andremo ad utilizzarla dalle cascate dell'acqua, andremo ad utilizzarla dal sole, non lo so. Ma oggi ci troviamo esattamente in questa situazione. Il buon pubblico funziona solo se l'economia cresce. E oggi che ci troviamo in situazioni infantanate, il pubblico addirittura si trova in grandi difficoltà, non riesce più a sopperire, a dare ciò di cui ha bisogno, perché il resto dell'economia si trova in crisi. Quindi anche io credo che per le operazioni culturali questa sul lavoro sia fondamentale. Naturalmente proprio andrà a sé come si fanno le operazioni culturali, e certo non si fanno soltanto con la parola, ma si fanno soprattutto attraverso la sperimentazione e l'esempio, che è importante. Però credo che parlando di sperimentazione e l'esempio sia importante uscire fuori dalla dimensione individuale, dobbiamo recuperare la dimensione collettiva. Allora, da questo punto di vista non mi pare che si stia facendo sperimentazione di un nuovo modo di gestire la comunità. No, noi siamo bravi, ci facciamo un altro bilancio di giustizia in ambito familiare, magari partecipiamo al gas, benissimo, diamo il nostro contributo in quell'ambito, ma non ci occupiamo più della famosa polis che faceva il commento d'acqua. Ci occupiamo molto poco. E questo secondo me non è un progresso, secondo me abbiamo fatto una marcia indietro abbandonando questo campo. Quindi parlando del come fare, sicuramente c'è non soltanto la parola, c'è anche la sperimentazione, e questo naturalmente apre tutto il grande capitolo del come cerchiamo di inserirci nella cosiddetta politica. Allora qua non possiamo assolutamente scappare. Allora, parlando di politica, che vuol dire come cerchiamo di gestire insieme alle altre persone tutti i problemi che abbiamo di fronte a noi, di cui di questo si tratta, ma che tipo di proposte facciamo? E allora ecco, mi rendo conto che parlando di lavoro, per esempio, non si può fare così tu pur la proposta, andiamo verso una società che invece di funzionare sulla tassazione del reddito funziona sulla tassazione del tempo. Però certo, per rompere questa dipendenza verso il lavoro salariato, possiamo cominciare a far crescere quest'idea che il tempo di lavoro deve essere ridotto, cominciando per esempio anche a cambiare dei paradigmi culturali. Noi siamo una società in cui si dice che bisogna raggiungere la piena occupazione, il che vuol dire che poi alla fine noi immaginiamo la nostra vita veramente totalmente riempita di lavoro. Proprio la piena occupazione la concepiamo così. No, noi dobbiamo cominciare a dire che dobbiamo lavorare tanto quanto basta, se possibile lavorando il meno possibile, perché quello sia un obiettivo che ci dobbiamo prediligere, ma dobbiamo fare in modo che tutti abbiano la possibilità di dare il loro contributo. Per cui l'obiettivo non è più la piena occupazione, ma l'obiettivo è la piena partecipazione lavorativa. È un altro discorso, se ti va a dire, lavoriamo in un sistema dove la macchina ci consente di poter ridurre l'orario di lavoro, benissimo,
riduciamo, ma riduciamo per tutti. E quindi ecco, facciamo in modo davvero di raggiungere questo obiettivo che Keynes si poneva, prevedeva nel 1930, lui immaginava quando pensava ai suoi nipoti, che i suoi nipoti avrebbero lavorato 15 ore a settimana. Questo era ciò che lui immaginava nel 1930, visto il progresso tecnologico che veniva avanti. Noi continuiamo a lavorare. Keynes era un economista, uno, credo che ci dia ragione, scusami, è un economista, ha detto molte cose rispetto a come uscire fuori dalle crisi, ha lasciato... Economista della crescita peggiorando, peraltro. Benissimo, benissimo, ma soprattutto però lui cercava in qualche modo di far cambiare il sistema, volendo sempre un occhio anche sulle questioni sociali, si chiedeva come deve essere gestito questo sistema, ponendogli come obiettivo, lui diceva appunto la piena occupazione. Quindi ci pensava alla questione del lavoro e immaginando come sarebbe stato la condizione dei suoi nipoti lì a 100 anni, immaginava che i suoi nipoti avrebbero lavorato oggi, perché nel 1930 ci siamo quasi, 15 ore a settimana, no? Potevano ancora lavorare 40 ore a settimana, e se permettete, i lavoratori della OPE in Germania stanno accettando di tornare a lavorare il sabato, quindi stiamo tornando indietro. È una necessità legata così alla tecnologia che viviamo? No, è una necessità legata ai meccanismi di funzionamento di questo sistema di mercato che è basato sulla competizione, sulla concorrenza, sulla bisogno, eccetera, eccetera. Ecco, però credo che questo sia per esempio un aspetto che dovrebbe portarci a dialogare col sindacato, cominciando a dire che dobbiamo cercare di risolvere il tema del lavoro in una logica molto più ampia, che davvero guarda l'unità. Quindi ecco, quello che dobbiamo essere capaci di fare è dare delle soluzioni ai temi che si stanno vivendo oggi con un occhio che guarda l'unità. Questo dovrebbe essere la novità che noi dobbiamo essere capaci di giocare. Rifiuti, bene, risolviamo così e non cos'ha, perché sappiamo che la strada deve essere questa. Questione lavoro, questione rapporto internazionale, risolviamo così, invece che cos'ha? Per l'ultimo punto, secondo me, questo è il debito pubblico, che è il nodo, dei nodi che stiamo vivendo, che oggi ci sta di nuovo portando tutti verso questa logica della crescita. Ora che non ho il tempo per analizzare il tema del debito pubblico e per smontare non soltanto questa logica della crescita, ma per smontare anche questo paradigma che noi abbiamo un debito pubblico elevato perché abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Non c'è palla più grossa di questa. Se noi analizziamo i dati, ci rendiamo conto che il debito pubblico in Italia si è formato per un'unica ragione. Mi sento di affermare un'altra di più ampio di un titolo guerra di fronte ad un monte e chiunque sia. Se noi analizziamo i dati, ci rendiamo conto che noi oggi ci ritroviamo con un debito pubblico che sfiora i 2.000 miliardi di euro, soprattutto per gli interessi che abbiamo pagato da capogiro dal 1980 ad oggi. Io ho dei numeri che vi posso elencare. Noi abbiamo accumulato, siamo partiti con un debito di partenza del 1980 pari a 114 miliardi di euro. Fino al 1992 i vari governi, è vero, hanno speso per servizi più di quanto non incassassero, ma questa spesa per servizi superiore a quanto si incassasse non andava oltre i 140 miliardi di euro. 114 più 140 fa grosso modo 260. Questo era il nostro debito. Cos'è successo? Dopo il 1992 i governi e la comunità italiana è stata così brava che praticamente ha speso per servizi molto meno di quanto incassava. Nel triennio abbiamo risparmiato qualcosa come 600 miliardi di euro. Fate il conto, 600 miliardi di euro meno questa cifra di vittoria che era 114 su 140, arriviamo con un risparmio netto di circa 350 miliardi di euro. Nonostante tutto questo, noi ci ritroviamo con un debito di 2.000 miliardi. Cosa è successo? È successo che in questi anni abbiamo pagato 2.150 miliardi di euro per interessi. Ed è esattamente la cifra che ricordo, 1.150 meno 300 per fuori 1.800 per ora nel 2012. Eccoci qua, tutta parte montata. E queste quindi sono delle idee che dobbiamo assolutamente togliere di mezzo, cominciare a dire la verità. È ovvio che qui c'è tutta una stampa che ha interesse ad affermare esattamente il contrario,
perché poi quello che voglio assolutamente convincerci a fare è non soltanto tirare la cinghia rinunciando a tutta una serie di diritti che avevamo conquistato negli ultimi 30 anni, e quindi è il liberismo che cerca di finire il suo lavoro, ma poi ci appunto costringe ad accettare con l'idea di invocare la strada della crescita come unica strada per riuscire a pagare il nostro debito senza aumentare la linea di scambio. La logica della crescita sta facendo. Poi ce la fanno passare che noi dobbiamo crescere per aumentare i costi di lavoro, ma anche questa è un'altra grande balla, non è vero che la crescita può aumentare i costi di lavoro e quindi la facciamo di nuovo lo dico. Ecco, dobbiamo inserirci nei grandi dibattiti, nei grandi problemi che noi abbiamo, cominciando a dare delle soluzioni diverse, e quindi non soltanto dal punto di vista delle soluzioni, ma soprattutto dal punto di vista delle prospettive. Noi dobbiamo fare affermazione forte che non è vero che se una comunità è indebitata la priorità deve essere quella di pagare il credito. Non è assolutamente vero, io la rifiuto. Se noi siamo dei capi famiglia che appunto hanno una famiglia indebitata ed hanno il banchiere che bussa alla porta rivendicando il suo capitale, i suoi interessi, e contemporaneamente abbiamo i bimbi piccoli a tavola che sono con piatto vuoto, noi dobbiamo scegliere a chi diamo i soldi che abbiamo, i pochi soldi che abbiamo in mano. Li diamo al banchiere o li utilizziamo per mangiare più? Questa è la grande scelta che noi oggi dobbiamo assolutamente fare, ricordandoci che in nome del debito pubblico ci stanno veramente spogliando di tutta la nostra sicurezza sociale che abbiamo organizzato in 50 anni, e ci stanno spogliando naturalmente di tutti i nostri beni comuni, l'altra parola d'ordine è privatizzare, quindi che lo Stato svenda tutto quello che ha dalle spiagge, quindi la Grecia poverina stava ormai pensando di svendere le sue isole, no? Ma ancora una volta si usa il debito per portare a compimento un tipo di progetto che dobbiamo appunto liberista, che è quello di spogliare quanto più possibile la comunità per arricchire quanto più possibile i soldi di tutti. Ecco, io credo che se noi vogliamo giocare un ruolo importante e dobbiamo essere capaci di inserirci nei problemi che stiamo vivendo, cominciando ad offrire delle prospettive diverse, che vuol dire intanto fare più seri, le cose che dobbiamo studiare, e soprattutto avere una chiarezza di quelli che devono essere appunto i valori che ci devono sostenere. E allora, da questo punto di vista, credo che noi dobbiamo assolutamente diventare un movimento che ha sempre di più la capacità di unire insieme i valori ambientali con il valore sociale. Perché il grande pericolo che io sento è che non ci occupiamo di ambiente, ma non ci occupiamo di questioni sociali. Io lo sento dappertutto, lo sento nei movimenti che stanno avvenendo, forse perché tutto sommato noi siamo persone che abbiamo ormai risolto i nostri problemi di base, noi non abbiamo problemi di scelta, abbiamo i soldi sufficienti per andare al supermercato e comprarcelo, nessun problema. Veniamo da una situazione in cui non abbiamo neanche problemi di sanità, perché abbiamo ancora una buona sanità. Forse il giorno in cui non ce l'avremo più e saremo l'America maniera per cui si va al pronto soccorso prima di guardarti che cosa altri dicono, mi faccio vedere la carta dell'assicurazione, perché fino a 5 secondi intervento lo faccio o non lo faccio, però non siamo in questa condizione. Quindi noi siamo i ben pensanti che si occupano di ambiente, perché si rendono conto che è veramente manomesso e manomesso, ma abbiamo perso l'anima sociale, noi la dobbiamo sicuramente recuperare. Pensiero affine, è difficile trovare diversità tra i nostri pensieri, quindi io procedo per differenze, per complementarietà, e come nel caso della prima domanda cerco di partire da esperienze che fanno riferimento al movimento dell'economia solidale. Allora, all'interno del nostro movimento, che cosa è possibile fare a partire dal livello di pratiche, di consapevolezza di queste pratiche, per appunto cambiare, per intervenire rispetto al futuro sostenibile di cui si parlava prima. Innanzitutto il nostro movimento, perché era appunto costituito da poche componenti, oggi è un movimento che ha una base sociale, di massa, interessanti, su cui sta facendo appunto ricerca il gruppo Cores di Bergamo insieme a Paolo Ressa con la ricerca prima citata.
Io mi ricordo soltanto un numero. All'interno del sito Rete Gas sono iscritti circa 900 gas, tutti del questo sito. Noi abbiamo cominciato a fare ricerca con un saggio su Bergamo. Al sito di Rete Gas sono iscritti 24 gas di Bergamo. I gas bergamaschi che hanno accettato di fare la ricerca sono 65, quindi tre volte tanto. Ciò significa che a grandi linee abbiamo a che fare con 2.000-3.000 gas di formazione. Se moltiplicate per ogni gas 30, 40, 50 famiglie, abbiamo dei numeri importanti. Poi a questi si collegano i produttori, le componenti della cosiddetta offerta dell'economia solidale. Insomma, i numeri sono interessanti, tant'è vero che la politica, quella elettoralistica, comincia ad occuparsi del gas, no? In quasi tutte le regioni ci sono delle proposte di legge appunto per, come dire, comprare il gas, con la solita logica della distribuzione di quanto è necessario. Allora, che cosa fanno i gas? Poi io chiedo a Francesca di fare un riferimento ai risultati della ricerca di Bergamo. Perché è interessante vedere come entrano i gasisti nei gas e come in qualche modo ne vengono poi influenzati. Allora, a mio parere, oggi la questione più importante, visto che i bilancisti, no, sono quasi tutti gasisti, credo. C'è qualche bilancista che non è gasista? Alzi la mano. Due, benissimo. Quindi sto parlando di cose che ben conosciamo. Allora, la questione che noi ci stiamo ponendo maggiormente, diciamo come tavolo RES, come assemblea gas DES, quest'anno l'abbiamo fatta al Furlo, è come appunto partire dal livello attuale di intervento, di capacità di cambiamento degli stili di vita e di consumo dei gas, per far sì che le loro pratiche possano collegarsi alla cornice di cui prima si diceva. Allora, il primo elemento su cui noi stiamo lavorando è quello di far sì che i gas acquisiscano responsabilità rispetto al territorio in cui intervengono. Quindi non solo acquisti di qualità, ma anche filiera corta, rapporto diretto con i produttori locali, capacità di trasformare i modi di produrre nel proprio territorio, in primo luogo degli agricoltori. Io faccio spesso l'esempio, quindi chi mi ha già sentito, mi scuserà, del distretto di economia solidale e rurale del Parco Sud Agricolo di Milano, intorno al quale opero, rispetto al quale noi abbiamo proposto ai gas una cornice politica di transizione, che è la difesa del parco agricolo, a partire dalla riconversione della sua agricoltura. Il parco agricolo sul Milano è un parco in cui domina il modello di agricoltura industriale, quello che consuma energia, acqua, che produce monoculture, no? I famosi vengono sempre citati 38.000 e passa metri quadri per metro, scusate, del parco, sono, producono due monoculture, il mais per bestiame e il riso. L'unica novità che sta intervenendo è che il mais per bestiame viene sostituito da mais per biocarburante, cioè non più mais per cibo, ma mais per continuare ad alimentare il modello basato sull'automobile, quindi sul consumo di energia. Allora, noi abbiamo posto ai gas di Milano, che sono più di 150, questa appunto prospettiva di transizione, occuparsi dei produttori di questo parco agricolo e non soltanto chiedersi qual è il produttore più vicino, cioè in Emilia, in Toscana, in Piemonte, che possa fornire prodotti biologici. E quindi abbiamo chiesto ai gas milanesi di non essere soltanto, diciamo, non guardare soltanto lontano, di essere un po' più miopi, di guardare vicino, perché altrimenti non si cambia nulla in questo territorio e i gas, questo
movimento importante, questa componente importante dei movimenti sociali di questa fase storica del nostro paese, non propongono cambiamenti concreti, no? Che possono andare, per esempio, nella direzione della sovranità alimentare. Noi abbiamo posto questo obiettivo difficile, perché sembra che riguardi soltanto i popoli del sud del mondo. No, riguarda tutti i popoli, soprattutto in una situazione di crisi complessiva come quella attuale, perché non si può continuare a parlare di consumo critico senza dire che siamo in una situazione specifica, che rischiamo di fare la fine della Grecia, che ne dica molti e il suo coro, diciamo, di adulatori. E dobbiamo inserire quindi la proposta di transizione all'interno appunto di questo specifico contesto. Quindi sovranità alimentare, sovranità energetica, quindi cominciare a pensare a come, per esempio, si possono produrre energie rinnovabili a partire appunto dai singoli territori, quindi non grandi impianti anche della green economy, questi impianti che riproducono il modello organizzativo capitalistico, quindi non cambiano nulla, ma piccoli impianti locali che valorizzino ai limiti i salti dell'acqua, come succede in molti paesi del sud del mondo. Verso infine la sovranità politica, basata appunto su un modo diverso di concepire il modo di fare politica, e la sovranità monetaria, appunto, il denaro, no? Diceva giustamente Francuccio, è ormai diventato il fine ultimo, non è più uno strumento, no? Qui appunto, scusate, ma ho fatto letture greche di filosofi questa mia breve vacanza estiva. È interessante come veniva descritto dai greci la nascita del denaro, no? Secondo un mito, sono interessanti i miti appunto perché rappresentano poi il modo di vedere le cose degli uomini in una certa epoca storica, il denaro fu inventato, fu messo a disposizione dell'uomo da Eritone. Chi era Eritone? Era il frutto di una relazione, diciamo, non completa tra Efesto ed Atena, e quindi il risultato fu appunto un essere, come dire, ambiguo, che era bello nella sua metà superiore e viscido nella sua parte inferiore, no? Questo era Eritone. Quindi il denaro ha questa doppia valenza, che viene rappresentata bene anche da alcuni filosofi ed economisti classici, che appunto dicono che per un certo periodo il rapporto tra merce e denaro era, lo troverà qualcuno, elme, merce, denaro, merce, quindi il denaro serviva per comprare merci che potessero soddisfare i bisogni essenziali dell'uomo. Poi è prevalso invece il paradigma su cui oggi è basata la società dei consumi, di denaro, merce, di primo, cioè serve soltanto il rapporto con le merci per aumentare la quantità di denaro che naturalmente hanno soprattutto i pochi, il famoso 1% che governano la finanza internazionale. Quindi queste sono le cose su cui stiamo cercando di intervenire. Non è semplice, perché dei 150 gas di Milano hanno aderito al nostro progetto, per ora soltanto una cinquantina, perché anche questo è un elemento, come dire, decolonizzare dell'immaginario vale non soltanto per la grande maggioranza della popolazione, vale anche per la base sociale all'interno del quale noi interveniamo. Ed è un compito non semplice far sì che ci siano questi cambiamenti, però sono quelli che determinano nella fase in cui ci troviamo, come dire, la possibilità anche di cambiare i modi di produrre, perché noi stiamo proponendo sostanzialmente nel Parco Sud che gli agricoltori, che sono agricoltori capitalisti, quindi agricoltori legati al modello prevalente di agricoltura sia nel sud che nel nord del mondo, diventino di nuovo contadini. Non è una roba banale, cioè che riprendano per esempio a produrre ortaggi, cioè nel Parco Agricolo Sugliano non ci sono ortaggi. Quindi le migliaia di famiglie aderenti al gas milanesi non acquistano ortaggi del parco perché appunto non ci sono, allora vanno acquistati. Allora,
riproporre la biodiversità, no? Come elemento su cui basare l'agricoltura, chiudere di nuovo i cicli, far sì che le aziende agricole possano riutilizzare, come si faceva un tempo, l'insieme delle componenti prodotte all'interno del ciclo di produzione agricola, far sì che si ricolleghino al territorio, perché e ai bisogni del territorio, perché la cosa incredibile è che gli agricoltori di cui stiamo parlando non solo non mangiano ciò che producono, ma non legano ciò che producono alle esigenze del territorio. Quindi noi a Milano abbiamo questo grande paradosso che parliamo da 3 anni, 4 anni, per questa grande manifestazione che si chiama Expo 2015, che ha come titolo principale nutrire il pianeta, e nessuno dei grandi, diciamo, sostenitori, compreso il Comune di Milano, nell'attuale giunta, si pone il problema di nutrire diversamente Milano, altro che il pianeta, di far sì che questo parco agricolo possa finalmente nutrire i cittadini di Milano e degli altri 60 comuni. Quindi questo è il primo grande intervento su cui cerchiamo di lavorare. Chi segue le assemblee nazionali saprà che c'è un gruppo Nuova Agricoltura, che è tra l'altro il più numeroso, quello che è sempre più affollato, un gruppo di lavoro che cerca di affrontare queste emergenze. Seconda questione: accanto a una nuova economia che possiamo cominciare a praticare da subito nei termini che prima ricordavo, è necessario cambiare modo di fare politica, quindi avere un modello di relazioni a livello di partecipazione, di relazioni tra politica e territorio completamente diverso da quello attuale. Quindi la grande confusione di cui si parlava anche a tavola, che purtroppo i partiti attuali continuano a proporre, è basata proprio sul fatto che non c'è nessuna relazione tra questi partiti e i territori. Sono grandi, tra virgolette, ma piccole in realtà manovre, no? Come quelle che adesso vedono il PD apparire, scusate se faccio anche riferimenti concreti, dalla UDC, perché questo è il grande progetto su cui si basa il cambiamento nel nostro paese, e rispetto a situazioni invece locali in cui il cambiamento richiede la partecipazione dei cittadini. Se non c'è questo modo di concepire la politica, che alcuni chiamano democrazia continua, democrazia con il popolo, non in nome del popolo. E la democrazia continua significa che tra un'elezione e l'altra i cittadini vengono chiamati a partecipare alle grandi decisioni che riguardano il proprio territorio. O riusciamo a fare questo passo in avanti a livello in primis locale, oppure non succede nulla, non viene riproposto il meccanismo che purtroppo siamo abituati a subire da tanti anni. Terza questione: dobbiamo cambiare i nostri modelli organizzativi, perché il modo in cui ci organizziamo, le regole democratiche che fanno parte del nostro agire quotidiano, prefigurano il modello di società che vogliamo realizzare. Io per anni ho militato in organizzazioni che proponevano il centralismo democratico, che è un modello appunto organizzativo che non è basato sul consenso, non è basato sul rispetto delle minoranze, è basato sulla dittatura delle maggioranze, molte volte costituite sulla base appunto di relazioni non trasparenti, vabbè, tutto quello che forse conoscete anche per esperienza diretta. Le nostre organizzazioni hanno modelli, devono avere modelli organizzativi diversi, basati appunto sulla partecipazione, basati su alcune regole basilari che ci ricordava a suo tempo Alexander Lang. Dobbiamo avere come principio di riferimento la rotazione degli incarichi, ma non soltanto perché è giusto che ci sia un ricambio, ma perché è l'unico modo per far crescere l'insieme dei dirigenti all'interno di un'organizzazione. Se c'è sempre un solo dirigente, non ci sarà nessuna crescita, si deve al leader, il leader diventa carismatico quando va bene, oppure diventa quello che non vorrà mai abbandonare la sua poltrona ad ogni costo. Dobbiamo
essere capaci di cambiare il nostro modo di organizzarci, appunto per prefigurare un modo diverso di organizzare la società futura a cui credo tutti quanti noi dovremmo prima o poi arrivare, speriamo.